Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Tarzan Freeride. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Come avete appena potuto vedere dalla introduzione, proprio semplice, neanche un suono, premi il tasto start per l'avvio, d'accordo, cioè proprio il minimo sindacale. Però almeno nel menu abbiamo il tasto per Disney Channel Italia. Oh, era anche pubblicità ai tempi tutto ciò. I giochi dedicati ai film erano anche questi una volta. Come vedete, tra l'altro, ci sono le bande nere perché, come al solito, questi giochi su emulatore sono messi a 16 noni, ma erano progettati per essere 4 terzi. Quindi, nuova partita. Non so assolutamente nulla di questo gioco. Ho creato solo il salvataggio per vedere se il gioco funzionava. E quindi andiamo a scoprire com'è il gioco. Salvataggio completato. Allora, purtroppo vabbè, le righe sono errore grafico dato dall'emulatore. Però già guardare i modelli, Tarzan, ok, loro sopra sono abbastanza poligonali, soprattutto il tipo pelato. Anche Terk, sì, non è terribile, ma è un po' poligonale anche lui. Sembra un po', ed è strano da dire, inferiore alla versione PS1. Ma magari sono solo i modelli. Modalità storia, libere piccole, esplorazione della giungla. Quindi è un gioco fatto a livelli. Dobbiamo trovare le scimmie, dobbiamo trovare 8 nastri, quelli dei film, che credo che saranno 75 totali. Ok, andiamo a vedere. Ok, vabbè, qua è il pre-rendering, quindi non è che possa fare miracoli. Vabbè, può essere sempre il pre-rendering qua, che è brutto, eh. Però il modello di Tarzan è secco. È mingherlino. Aiuto! Aiutami, per favore! Qualcuno mi liberi! La madonna! Street Fighter! Cacciatori. Altre trappole. Riporterò il cucciolo dalla madre. Devo liberare gli altri e trovare i cacciatori. Allora, Tarzan mi sembra il doppiatore giusto. Jane non credo. Jane mi sembra un'altra. Ok, bella la maschera di lei. Dio mio, cos'è sta roba sfocata? Guadagna punti eseguendo delle super mosse. Ricevi una vita extra in 5000. Suggerimento, libera i piccoli gorille e portali alle loro madri per sbloccare i livelli della sfida bungee jumping. Allora, vuoi dato appunto dall'emulatore, però il modello è pulito. Però è proprio brutto. Cioè è proprio... Tarzan è secco, è proprio secco. Poi i capelli che sfarfallano un po'. Guardalo, è fermo e i capelli... Però è proprio secco Tarzan, è proprio secco. Guardalo che twerka. Scusatemi. C'è chi potrebbe offendersi da questo mio commento. Allora, quadrato, combo, triangolo nulla, cerchio, fa l'urlo, quindi la X salta, R1, L1, R2, L2, ok, L2 ci fa vedere tutto quanto, abbiamo le lance, i prima citati collezionabili e quella credo sia la nostra vita, d'accordo. Posso picchiare l'albero? Certo. E ho trovato una banana. Ammetto che speravo fosse tipo da saltarci sopra. Ok, calmo. Picchia l'istrice. Animale pericolosissimo. Che con solo degli suoi spuntoni, Dio mio, ti fa un male. Uccellino. Ok, scivolate. Ma che? Un uomo scimmia! Un uomo scimmia! Attenzione! State attenti ragazzi, abbiamo visite! Attenzione! Tra l'altro questo era il doppiatore di Will Turner. Bella. Comunque le banane non ti ricaricano totalmente la vita, ti ricaricano a percentuale, però credo che ogni colpo ti tolga un'intera barra, il che, ammettiamolo, non è proprio giusto, però... Aspetta un attimo, fermo. Fammi controllare. Che magari, esatto, c'è qualcosa... Esatto. È una banana, non è che abbiamo trovato il Santo Graal, però. Allora, almeno, come posso dirlo, l'ondulare sulle liane è migliorato. Oh, cosa sono? Lance. Premi quadrato per atterrare una lancia, ciuffo di bambù, scaglia la lancia contro il ramo, tagliarlo in due. Ok.
Come lo lancio? Con triangolo? Ok, con triangolo lanciamo gli oggetti, quindi possiamo avere massimo 5 lance, che vabbè, non sono tantissime. Guarda qui, Tarzan. Che cos'è? Non lo so, ma è una cosa strana forte. Sembra che ci stia provando, ci guarda proprio. Ehi, Tarzan! Non saprei proprio, ma ce n'è dappertutto. Io dico che ti conviene prenderle. Certo, grazie, grazie. Questo fammi indovinare, cade. Ok, pensavo che... Ok, ammetto che pensavo che sarei dovuto andare dalla parte opposta, però giusto per sicurezza. Non è che posso salire? Non è che mi fai ritornare su, vero? No, peccato, va bene, proseguiamo allora. Quella è una vita. Eccoci qua. Tu chi sei? Uno scimmione abbandonato suo triste destino di scimmia? Completa la sfida del gorilla e i gorilla ti saranno di grande aiuto. E qual è la tua sfida, o grande gorilla? Credo che mi abbia spinto, però forse era solo il modello che è clippato dalla parte opposta. Prendi la banana. Ok. Banane raccolte. E scimmietta da salvare. Ma che bello. Allora, questa è una bella animazione. A parte che la scimmietta sta twerkando anche lei sopra di noi. Però bella l'animazione di lui che se la mette in spalla. Quella è una cosa carina. Ecco a te la scimmietta. Oh, grazie, Tarzan. Ma che succede? Chi è il responsabile? Bella domanda. Sto cercando di scoprirlo. Gli altri, che brutto il modello. Cerca dei cuccioli e ti aiuteranno nel percorso una volta che avrai liberato tutti i piccoli. Grazie. Che brutto il modello di Tarzan, mamma mia. Allora, per prendere il modello credo che dobbiamo andare a destra. Questo vuol dire che iniziamo a fare questo. Calmo. Già che ci siamo, recuperiamole, che non si sa. A parte il colibrì che in realtà le ali non le sta muovendo. L'effetto sfarfallato è già disegnato. Però vabbè, dai, chi se ne frega. Posso andare di là? No. Volevo andare dall'altro lato io. Ah, cadere è una morte fissa? Fantastico. Ok, e come ci arrivo io di là? Come ci arriviamo da quel lato? Non lo so, però evitiamo magari di morire per scoprirlo, eh. È che non mi fa neanche direzionare dove voglio. Cioè, non è che posso andare da questa parte. E qua si scivola e basta. Sono quei livelli... pazzo. Sono quei livelli che ovviamente devi scoprire le cose giocando. Dio mio. Io volevo muovermi. Ok, posso scendere o è morte? Non lo... Guarda, per sicurezza eviterò di scoprirlo. Ma proprio solo per stare sicuro. Vabbè, dillo che non vuoi vivere. Ma poi scusami, sono foglie. Tu ci vivi sulle foglie. E poi non dirmi che non riuscivi ad arrivare qua, perché porca miseria. Nel gioco PS1 riuscivi a fare questo e molto altro. Ok. Non saremmo riusciti a prendere quello sull'albero, però vabbè. Almeno questo l'abbiamo preso. Eccoci qui. Ehi, chi si avvicina? Ok, premi quadrato rapidamente. Possibile fare alzare il contatore e sferrare l'attacco. Ah, così proprio? Il combattimento... Dio mio. Il combattimento con gli umani è così? D'accordo, allora, aspetta un attimo. No! Allora, due cose. Uno, nell'acqua c'erano le lance da quella parte per voi. Io mi sono lanciato e ho detto, vabbè, potrò scendere in acqua. A quanto pare, no. Vabbè, grazie della scoperta. Diciamo che questo gioco è un pelo criptico sul...
cosa puoi fare e cosa no. Per ora c'è un ippopotamo, ciao. E mi fanno saltare come nel gioco originale. Allora aspetta, meglio non andare troppo nell'acqua. Guarda, evitiamo per sicurezza. Allerta! No. Ah, l'ho preso? Vabbè, non ho idea del come, ma l'abbiamo preso, quindi tanto meglio per noi. Il gioco è un po' così, ragazzi. Non voglio mentire. È un po' brutto. È un po' brutto. Non è terribile perché... Fermo, scendi. Abbiamo oggettivamente giocato di peggio, ma... Non è bellissimo. Ecco qua. No? I maschi proprio se ne fregano il cacchio. Va bene. Allora... Allora andiamo a cercare mamma scimmia. Tarzan, però anche tu, maledetto. Vabbè, però anche tu, Tarzan, Dio mio. Se proprio non c'hai voglia di collaborare. Cioè, ce la facciamo a non ammazzarci per la terza volta, Tarzan, per favore? Dai, su. Che cavolo. Per fare mezzo salto, eh. Comunque adesso a rivedere la mappa forse lo facciamo all'inverno. No, non credo. Non credo sia così intelligente sto gioco. Ciao tesorino. Mamma scimmia, evviva! Non credo che sia purtroppo così intelligente il gioco da dire ok, facciamogli fare sto percorso all'inverso così l'oggetto che ha visto prima lo prende adesso. Sì. Sono io anche che ci spero. Ecco qua. Onesto onesto, io pensavo che il gioco PS1, vabbè, fosse quello che era, perché vabbè, ormai adesso è vecchio. Però cavolo. Ah, ma scusa, come dovevo fare a capire che... Vabbè, guarda. Aia. Ammazza però. Ecco qua. Vabbè che potrei anche lasciarle in pace. Che poi fare una roba del genere su un istice vorrebbe dire: uno, andare a riempirti di spine. Vabbè Tarzan, fai quel cacchio che vuoi tu, voglio dire. Vorrebbe dire riempirsi di spine le mani, uno. E due, farlo coi piedi. Vuol dire proprio ad averle sui piedi. Sai che dolore. Guarda. Ok. Sai che dolore terribile deve essere? Ok, quindi un casco di banane ti ricarica una vita intera. Cioè, un pezzo di barra intera. Pazzoide. La telecamera, ammetto, mi aveva un attimo ingannato. Allora, l'ambientazione è bella. L'ambientazione è bella. Sì, ma se non ci arrivi neanche tu, cosa devo fare io, figlio mio? Siamo già a zero vite. Abbiamo manco iniziato il gioco. Che cacchio. Vabbè, guarda. Fa niente il filmato a questo punto. Avanziamo e chi se ne frega. Aia. Mi sa che i serpenti... sono il nemico proprio da evitare in questo gioco, eh. Che poi che palle che tu, se riparti da dove sei morto, le banane non te le rispawna. Lì c'è una vita, tra l'altro. Lì c'è una vita, speriamo di arrivarci. Cioè, se io rifaccio il percorso, mi becca un nemico. Basta, è finito, è morto. Ah no, per fortuna avevamo ancora una vita. Madonna mia, è vero. Che culo. Non è... Allora, sì, è colpa mia che a quanto pare sto facendo schifo. Però cacchio, anche il gioco ci si mette. Non è tutto totalmente colpa mia, eh. Cioè lui non salta quando deve.
Perché ho l'impressione che se mi dai la lancia ora qualcosa deve servire. Non lo so, però intanto teniamola. Guarda, non... anche perché lui se non ha da usarla, non la usa. Non è neanche detto che se troviamo qualche nemico lui gliela spara contro a questo punto. Eccoci qua. Ok, per fortuna ci siamo. No, cioè proprio... cioè il nemico davanti sbatte sega, non gliela lancia neanche contro. Almeno il coltellino nel primo gioco, quello della PlayStation 1, era inutile. Però perlomeno c'era. Cioè, guarda, c'è lì il serpente, lanciaglielo. Ma va, chi se ne frega, no? Vero, Tarzan? Dobbiamo prenderlo a pugni il serpente. Oh, contento tu. Grazie della banana. Grazie al cielo. Prego, prego. Ok, i rinoceronti sono cattivi. Però hanno, diciamo, il loro movimento. Girano sulla destra e sinistra. Quindi basta aspettare proprio che passa. Non sono un problema. Almeno quello. Qualche oggetto, qualcosa. Ah, Terk che sta con un piede su un ramo e l'altro piede nel vuoto. Oh, contento lei. Terk, no, non cadere, Tranquillo, bambolo. Non sei l'unico bambolo disponibile in questa giungla. Aiuto! No, ti prego. No, dobbiamo fare davvero surf per salvare Terk, mamma mia. Ma c'è... ah, ok, sono... no, aspetta. Tuffo nel... ah, questo è il livello bonus, ok. Dio mio.